Ecco a voi, Olorin. Allora, ristampe. Eccoci. Aspettate che sistemo tutto. Reaction. Dov'è il cosino di anteprima? Anteprima. Eccoci. Allora, vediamo cosa viene ristampato a luglio. Anzi, luglio-agosto poi. Allora, Batman Metal, Omnibus, vabbè, Skip, The Killing Joke, The Library, Il Cavaliere, volume 2, Caro Detective, I Tre Joker, Watchmen, sempre versione Library, Dark Knights Metal, sempre versione Library, Ash, bellino se non l'avete mai letto, sempre versione Library, La Notte del Cavaliere Oscuro, Arlene, Injustice, Il Cavaliere Bianco, il secondo Absolute di Sandman, chissà. Questo però verrà ristampato a novembre. Chissà se faranno lo stesso errore che c'è stato col primo Absolute di Sandman. Non so se lo sapete, ma il primo Absolute di Sandman, la ristampa del primo Absolute di Sandman, è più piccolina rispetto alla prima stampa di Sandman, infatti messa accanto al secondo volume. Un attimino. E va bene. Poi diversi must have ristampati, House of M, Avengers, Daredevil, Venom, Spider-Man e Regno dei Morti, una delle letture più belle del Ragnetto, se non l'avete mai fatta ve la consiglio, Secret Invasion. Poi ristampano X-Men di Hickman, era esaurito, vabbè, per chi mi chiede dove iniziare con gli X-Men, iniziate da Power of X, House of X, subito dopo però comprate questo in caso. E questi sono i primi 12 numeri della run di Hickman, che è risultata poi molto breve, cioè ci sarà soltanto un altro volume sui suoi X-Men, perché poi si è levato dai coglioni per un attimino di discussioni con la Marvel, però, ripeto, è una bellissima run sui mutanti, c'ha 88. Poi ristampe di diversi sfillati, queste. Strano che ristampino spillati, vabbè, Spider-Man, capisco, Fantastici 4, poi Miles Morales, il primo volumetto che raccoglie le nuove storie di Miles, Daredevil numero 4, La fine dell'inferno, queste numero 4 e numero 6, strano, che sono i volumi che raccolgono la nuova run di Daredevil, nuovo ormai sono 3 anni praticamente, comunque è quella di Zarsky e Checchietto. Poi Berserk ristampano il volume della collection volumi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Berserk Collection. Non so se qualcuno la sta seguendo. Poi Block 10, 16 e 19. Nana, ok. Naruto. Chissà se annuncio. No, non, ancora è presto. Ancora è presto per l'annuncio di Naruto. Naruto 2, 3, 6, 20, 25, 31 e 47. Slam Dunk, tanti volumi ristampati di Slam Dunk. 5, 6, 8, 15 e 17. Ottimo perché ancora non l'ha completato. Poi ristampa di Vagabond Deluxe 1, 2, 3 e 4. Ristampa dell'Absolute di V per Vendetta. Recuperatelo. Ma l'hanno aumentato? Non ci credo. L'hanno aumentato? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Cioè, dovete sapere che prima l'Absolute di V per Vendetta costava 45 euro e lo rendeva infatti un must buy, perché la versione library di V per Vendetta costa, mi pare, una trentina di euro, può essere. Quindi, per quella minima differenza di prezzo, conveniva assolutamente prendere l'Absolute. Si vede che Le Pers Panini non voleva che la versione library venisse snobbata così facilmente e quindi ha detto no, aumentiamo ancora di più il gap, rendiamo un volume di a stento 400 pagine e costoso quanto praticamente quanto 55 euro e quanto costava più di quanto costava Swamp Thing, che era anche più grosso. Vabbè, 45 euro per The Killing Joke, questo è il peggior acquisto rapporto qualità-prezzo che possiate mai fare. E ristampa di Marvel di Spider-Man di Stern, anni 80, molto belline storie di Stern. E Daredevil di Bendis, saranno contenti i fan del Diavoletto. Ristampa del secondo volume di Bendis e Maliv, poi ristampa di Happy 1, 2, 3, 4 e 5. Ma Happy costava 13,90 euro, no? Non costava 13,90 euro Happy.
L'hanno aumentato anche Happy. Vabbè. E amarsi, lasciarsi 11, 12, Nana di nuovo 7, 8. Naruto 4, 5, 21 e 40 e Vagabond Deluxe 29 e 30. Vabbè. Come iniziano i fumettini cinesi? Con un fumetto che però non è propriamente Star Wars Guardiani dei Whill, il manga, lo spin-off manga di Rogue One. Oi, oi, oi. John Tsui e Subaru. L'adattamento manga del romanzo di Greg Rucka con protagonisti due dei personaggi più amati di Rogue One. Siete contenti? Siete contenti? Dai. Siete molto contenti di questa uscita? No? Bellissimo. Allora, io non so. Non so se questa scelta nasce dal voler seguire ciò che sta facendo Saldapress con i suoi fumetti, però c'è un doveroso distinguo da fare. Se tu adatti nel formato un fumetto come Extremity Daniel Warren Johnson, che esplicitamente rende omaggio al fumetto giapponese, e allora va bene, ci sta, è anche una scelta interessante da fare, quasi logica, se volete. Ma se tu lo fai con un'opera che non è nata con quelle intenzioni, né rende omaggio al fumetto, perché Umberto Ramos non prende dal fumetto orientale, né lo omaggia in nessuna maniera in Strange Academy. Perché? Soltanto perché riprende narrativamente alcune cose che si vedono spesso nel fumetto giapponese, come le scuole di magia? Onestamente non la capisco questa scelta editoriale, ragazzi. Mi rende parecchio stranito. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Io vi consiglio di recuperare Strange Academy nel formato occidentale. Anche perché almeno è a colori. Sì, cioè, prende, l'hanno fatto più piccolo. Formato, cioè più piccolo, formato perfect brossurato. Ragazzi, praticamente costa tipo 2 euro in più, 3 euro in più il cartonato. Prendetevi il cartonato, ragazzi, nel formato occidentale, quindi tavole più grandi, cartonato e basta. Cioè, non ha senso veramente questa cosa. Boh. Non. Due cose non vanno in questa proposta. Uno, il prezzo, perché con qualche euro in più compro il cartonato. Il formato e il numero di pagine non aiutano per niente un fumetto americano rimpicciolito all'inverosimile, non ha senso, e poi le pagine sono pochissime. Sì, mi ripeto, cioè. Boh. Watanare, non esiste che ci mettiamo insieme, oppure sì. Un gigantesco fraintendimento dà inizio a una divertente commedia romantica. Sono riproposte della Shueisha, che quindi anche in Giappone ha finito le idee e sta riproponendo i fumetti giapponesi. Cioè, così siamo arrivati a questi livelli. Per farli leggere i giapponesi li devono rimpicciolire. Stereotipo. Boh. Vabbè. Ragazzi, lasciamo stare quello. Secondo volume di Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir, ok. Elden Ring, il secondo volume del manga di Elden Ring, ma cioè, finora praticamente ci sono stati 1, 2, 3, 4, 5 fumetti, ma cioè 5 manga presentati, uno forse può essere considerato manga, vabbè, andiamo avanti. Windbreaker 3, capolavoro.
True Beauty 5, altro capolavoro. Ultimo volume di Marmalade Boy, da Deluxe Edition. I viaggi della strega, volume 5. Saint Seiya, volume 5. Miruko-chan, volume 5. E il simbolo dell'amico. E KX Yaku, volume 4. Citrus Plus, volume 5. Sto mese mi sa che è messa male, ragazzi, anteprima. Kingdom Hearts 2, Silver 9. Silver 9. Skeleton Knight in an Underworld, volume 7. Assassin's Creed Dynasty, volume 5. Rooster Fighter, volume 5. Almeno segniamoci una roba ignorante, divertente, almeno. Almeno. Vabbè. Oh, Spike Family, volume 11, almeno qua già ci stiamo risalendo un pochino, molto poco, ma stiamo risalendo. Perché non mi iscrivo? Ah, c'era il blocco inserito, Madonna, Valeria. Ok. Block numero 22, minchia, già il 22 siamo, sono in bordello indietro con i recuperi di Block. Oggi è veramente difficile rimanere con occhi aperti o ancora peggio, alzarsi. Va bene, 88. Sono le 4. Io ti direi magari prova ad alzarti, almeno quello. Jujutsu Kaisen numero 21. Vi avevo parlato di Jujutsu Kaisen, mi pare di recente, che sto leggendo. Stavo leggendo il 19, mi pare. Ho letto il 19, se non ricordo male. Vado a memoria. Sta iniziando ad essere veramente, veramente stantio Jujutsu Kaisen. Almeno fino a dove ho letto, non si è più ripreso da quando è iniziato l'arco di Shibuya. Mi sa che farà la stessa fine di Mashle, eh? Excuse me, dentist, numero 7. Bentornato Alice. Qua speriamo un giorno di poterlo recuperare. Insieme a tutta la roba di Yoshimi, però, come sapete, sto aspettando ancora una cosa di Yoshimi. Moonlight Mile Ultimate Edition 4. Non erano 3. Ah no, forse erano 6. Mi ricordo, quanti erano questi? Pensavo fossero pochi questi volumi, perché erano 3 in 1, se non ricordo male. Eden Ultimate Edition 8 di 9, Gunse numero 5, Earth Gear numero 4, già al 4 sono arrivati Earth Gear. Demon Slave numero 10, prima o poi. Undead Luck numero 11, La promessa della rosa numero 10, Morality the Patriot numero 19, My Home Hero numero 9, Boys Abyss numero 8, Legend di Aslan numero. Già al 18 sono arrivato. Ma non è finita ancora in Giappone la leggenda di Aslan, dato che l'Arakawa ha iniziato un altro fumettino. Gleipnir numero 13, Agente 008 numero 20. Ma che è sfacciato, numero 13, Noragami numero 26, Black Clover numero 34. Non era finito, sta finendo Black Clover. Ancora quanto ci vuole? Guardavo se avevo letto, forse è un falso ricordo che mi si è impiantato nel cervello che stava finendo Black Clover. Triage X numero 26, anche qui simpatiche signorine. Saga of Tanya the Evil numero 26, Natsume degli Spiriti numero 29 e poi tutto Kenny Guerriero di nuovo disponibile. Mi sa che l'annuncio della Perfect non vi dico che è sicura al 100%, ma quasi a sto punto. Il fatto di dire perché hanno fatto la stessa cosa quando fu per Soliter. Per Soliter l'avevano fatto anche per un'altra serie. Forse può essere 20th Century Boys, mi ricordo. Ah, ecco, Fullmetal Alchemist anche. Anche per 20, sì. No, una 3 in 1 di Ken. Mi ammazzo, Matteo. Cioè, ora, non che Ken sia l'opera migliore della storia del fumetto mondiale, però è sicuramente un'opera che non si merita il
terribile trattamento che è una 3 in 1, almeno una perfetta, una piccola perfect edition, così per fare contenti. No. Ma poi non avrebbe neanche tanto senso fare una 3 in 1, perché sono 27 numeri. Se fai una 3 in 1 ti risultano 9 numeri, non ci puoi lucrare neanche così tanto. Fai una perfect, che sono 13-14 numeri, fai una perfect e siamo tutti contenti, no? No, cartonato no, ragazzi. Cartonato no. Non credo, cartonato, dai. C'è in America cartonato, Feast of the North Star. Però in America anche Fullmetal Alchemist è cartonato, la Fullmetal Edition. Quindi non credo, onestamente. Sì, ripeto, ragazzi, lo so che in America è cartonata, la conosco quella della Viz, ma anche quella di Fullmetal Alchemist, che è quella dalla quale riprende quella Panini. È cartonato in America, si chiama Full Metal Edition. Da noi invece no, quindi non credo onestamente. Cioè, io capisco perché magari lo dite, perché pensate, sì, è un'opera, è una pietra miliare del fumetto, così come Dragon Ball e così come JoJo, però Dragon Ball e JoJo, ragazzi, so della Star Comics. Panini ha fatto due robe cartonate, che sono a tre robe cartonate, considerando anche gli omnibus. E Democrazia e Planetes, oltre a quelli, cartonato ha fatto Eden, che è una prova, e Berserk, che è un'edizione speciale. A proposito di Berserk, tra l'altro, hanno mandato un po' di foto nel mio gruppo, e a quanto pare il volume nuovo di Berserk, del terzo, cioè la copia, come si dice, sostitutiva del terzo volume di Berserk ha un po' di difetti anche quella, però vabbè, questo è un discorso. Comunque, ripeto, ragazzi, non credo ci sarà un. Sono molto convinto ci sarà una nuova edizione, probabilmente una Perfect, 15 euro, ma non credo cartonato, onestamente. Anche perché cartonata, ragazzi, so 20 euro. So 20 euro minimo. Cioè, Eden è 21. Ma poi già con Eden hanno fatto un errore, ragazzi. Ovvero fare un'edizione. Vediamo se ve lo recupero. Dov'era? Ovvero fare un'edizione cartonata, però piccina. Potevano un pochino spingere anche qui. Però vabbè, ripeto. Perché quelle americane sono più grosse. Ripeto, ragazzi. Per me è già una perfect di Ken che c'ha soltanto. Che io ce li ho i brussolatini, questi qua, i brussolatini, i Tankobon di Ken. L'unica edizione di pregio, passatemi il termine, che abbiamo avuto è stata quella della Divisual, che tra l'altro veniva venduta con le cazzo di statuette che piegavano tutto il volume. Quindi, ciao Sig. Più che difetti, hanno preso le copie che avevano già stampato e hanno staccato e riattaccato le pagine corrette. Orribile, mamma mia. Non so se è vera sta cosa o è una supposizione, però se fosse vera è terribile sta roba. Vabbè, comunque, ragazzi, vediamo come sarà. Tanto verrà annunciato probabilmente, dato che la prossima fiera. In teoria c'è il Romix prima di Lucca, ma probabilmente verrà annunciato a Lucca la nuova edizione di Ken. È vera, Ginkan? Benissimo. Andiamo a Panini Comics, ragazzi. Iniziamo col terzo numero del brossolatino di The Witcher, poi brossolatino di Conan, volume di Conan. C'è solo Conan questo mese, no? Per capire. Conan. The Silver Coin, la roba horror di Tinion Quarto, eccolo lì, Tinion Quarto, Dungeon & Dragons Volume 8, Star Wars, ah, finito qua, ok, a posto, sto mese easy allora, Panini Comics, Star Wars, tutta roba che si skippa proprio facilmente, Star Wars, Barbie, e basta, Minecraft, vabbè, easy, proprio easy Panini Comics sto mese, vabbè, vediamo se c'è qualche edizione particolare. Allora, le carte da gioco, ragazzi, le carte da gioco di Topolino. Box. Pronti per un'estate da detective? Sì. Ma questo ha 2 mesi che lo fanno vedere. Ma perché non lo fanno uscire e basta? Ah, ok, ora è disponibile, ok.
Un omaggio di Loisella al grande Flying Professor. Vabbè, sì, ne avevamo parlato già diverse volte. Me l'ero anche segnato io quando fu annunciato. L'hanno riproposto per 2 mesi di seguito. Speriamo che finalmente possa uscire. Topolino e le più belle storie del cinema. Cartonato, 240 pagine, 30 euro. La settima e la nona arte si intrecciano in questo volume che parte dall'omaggio alla Mostra del Cinema di Venezia con l'avventura cult di Giorgio Cavazzano, Zio Paperone e la conquista del Leone d'Oro, e proseguono con un excursus sull'evoluzione della cinematografia con la serie completa di La storia del cinema di Topolino, firmato da Roberto Gagnor. Per la parte redazionale il volume vanta una prefazione d'eccellenza e molti approfondimenti sul connubio tra fumetto disneyano e cinematografia. Bellino sto volume. E vabbè, i prezzi, ragazzi, dei cartonati Disney, cioè, non mi sorprendono, ma perché li conosco, ormai sono molto figli anche del fumetto francese, perché i costi del fumetto francese e le dimensioni del fumetto francese sono molto similari, quindi. Area 15, retro gaming e altre storie. Questo è sesso. Questo è sesso. Topolino, il mistero della voce spezzata. Cartonato 15 euro, 64 pagine. Grande richiesta, torre in grande formato. Un'imperdibile storia cult, eletta miglior storia degli anni 90 e celebrata appunto da una specialissima ricompensa su Topolino 2264 che suggellava il primo mezzo secolo di vita del Pocket. Il mistero della voce spezzata arriva ora nel formato Gold, rivelandosi una volta di più un grande classico senza tempo. Silvano Mezzavilla firma una trama tesa, avvincente, piena di suspense, ma anche di sottile psicologia che restituisce a Topolino un ruolo da protagonista a tutto tondo, vincente ma anche ricco di sfumature. Giorgio Cavazzano traduce il tutto in tavole indimenticabili con scorci scene da grande cinema, atmosfere piovose, cura dei dettagli, alta recitazione, puro piacere visivo da assaporare una pagina dopo l'altra. Chiudi il volume, un approfondimento inedito di analisi e commento. Vabbè, Cavazzano è uno degli autori disneyani più potenti di sempre, quindi non fatico a credere che le sue tavole siano meravigliose. Già, anche questo si vede. No, Ivano, è da un po' che i manga non costano 4,20 euro. Topo Game, storie brevi. Forse c'è un. Ah no, ok. Nuovo volume delle grandi saghe, Topolino e botteghe imperiali. Zio Paperone, Paperina. Beh, queste sono le varie uscite mensili. Disney Big, Disney Love, 100% motori, scuolissima e basta. Vabbè. Allora, Panini Marvel, eccoci. Fino alla stante prima, poco entusiasta. Io non voglio fare. Vabbè, lasciamo stare. Tanto lo sapete che discorso devo fare, ragazzi. Veramente, non c'ho più voglia. Amazing Spider-Man 24. La caccia perduta. Roba che riprende Saga dei Cloni. Ultima caccia. Vabbè, le solite cose, ragazzi. Quindi, continuo della caccia perduta. Miles Morales, Spider-Man. Vabbè, il terzo volume di Miles Morales. Deadpool 2. Avengers 58. Ah, tra l'altro ci sono le variant villain di Alex Ross, firmate da Alex Ross. Bello, can. L'invincibile Iron Man. Questo è il mandarino. Thor 34. Con Thanos. Capitan America 13. Fantastici 4 6. Con il Super Skrull. Tra l'altro, con i Fantastici 4 c'è la doppia scelta perché. Sia la variant che l'edizione regular sono firmate da Alex Ross, le cover, quindi Daredevil 11 con Elektra firmata da Ross, iniziano i mutanti, ora X-Men 23, Immoral X-Men 3, queste sono tutti Immoral X-Men c'è la parte dei ma tanto probabilmente che Sinister Sin Sins of Sinister sì, infatti sia su più testate come sempre per farvi comprare tutto. Wolverine 35, X-Force 36, bella sta cover di X-Force, dove c'è. Ci sono tutti i mutanti riuniti, tutti i mutanti. E la X-Force riunita in un solo corpo. Bello. Finisce la saga di Aaron, sul suo punitore. Inizia Marvel Integrale. Marvel Integrale, ragazzi, è la stessa cosa di DC Bestseller, ovvero sono dei volumi economici. Con il quale potete recuperare grandi saghe della Marvel, in questo caso, oppure della DC.
quando andiamo sulla dicitura DC bestseller. Della Marvel integrale, ad oggi ci sono tre serie, questa qua di Aaron con il suo Thor, X-Men di Claremont e Spider-Man di De Matteis, quindi probabilmente vedrete questi ora. Il costo è molto contenuto, però ripeto, sono edizioni molto economiche. Se volete leggere queste run, fatelo così e poi magari recuperatevi le edizioni cartonate, le raccolte, eccetera, eccetera. Spider-Man di De Matteis, X-Men di Claremont, appunto. Questo è antologico come sempre, ragazzi. Noi siamo gli X-Men, sono quei volumi antologici. Noi siamo, io sono, lo sapete ormai, che raccolgono numeri sparsi in tutta la storia editoriale di quel personaggio, di quel gruppo di personaggi. A me, onestamente, non piacciono queste scelte editoriali, perché onestamente trovo gli antologici più confusionari che altro, però. Se qualcuno li apprezza, fate voi. Non posso obbligarvi. Oh! Scarlet Witch disegnata dalla Pichelli. Questa è Scarlet Witch disegnata dalla Pichelli. Yes, è lei. Yes. Scarlet Witch disegnata dalla Pichelli. Mia madre. Con le copertine di Doterman che sono meravigliose. Questo ero tentato perché. Ciao Bellens. Ero tentato. Ciao Tommy. Ero tentato questo perché, siccome io seguo Deuterman, che è il cover artist che si occupa della serie. Ora la faccio, Matteo. Diciamo già le cover mi avevano catturato. E andando a spulciare un pochino su questa, perché è recentissima, di recentissima pubblicazione, e andando a spulciare anche un pochino le tavole, ho visto che erano fatte dalla Pichelli, e anche questa cosa qui un attimino mi aveva, come potete immaginare, mi aveva un attimino attirato. Non lo so. Damage Control, questa è una roba dell'anno scorso, mi pare. Sì, infatti, 2022. Non mi interessa. Savage Avengers, io mi chiedo come sia possibile che questa serie sia arrivata così avanti. Doveva nascere come una roba veramente. Vabbè, comunque. Iron Man, beh, queste sono le raccolte. Iron Man volume 4, Amazing Spider-Man volume 14, Joe Fixit, ecco, questo me lo immaginavo che ci sarebbe stato. Però questa potrebbe essere una di quelle volte che, pur amando io tanto il personaggio di Hulk, salterò. Ma vi spiego perché. Ultimamente c'è una sorta, e mi ricollego al discorso che volevo fare prima su Spider-Man all'inizio della parte di Marvel. Ultimamente la Marvel, così come la DC, per carità, non è un problema unicamente della Marvel, però la Marvel sta cercando di riproporre, come sempre, cose già viste. E, come avete visto nel caso di Spider-Man, ci ritroviamo buttati in un arco narrativo che è quello della saga dei cloni, che è degli anni 90, di 30 anni fa, e rivediamo rimaneggiata in qualche modo, ripresa una delle storie più belle del personaggio, che è l'ultima caccia di Kraven. Perché questo? Perché è una scelta facile, ragazzi. È una scelta facile che spinge tanto sulla nostalgia per alcuni lettori o sull'effetto di sentito dire per altri. Perché magari altri lettori non hanno mai letto l'ultima caccia di Kraven o la saga del clone, vedono che in questi spillati viene ripresa e magari li leggono. Il problema, ragazzi, è che così si ammazza un attimino la creatività, se l'unica cosa che la Marvel vuole proporre al pubblico è una riproposizione appunto di storie classiche o meno classiche, ma comunque che fanno parte del passato della storia editoriale di quel personaggio. Ora, con il personaggio di Hulk, sta roba l'avevano già fatta negli ultimi 3 anni, con la trilogia dedicata a Maestro, personaggio creato da Peter David durante Futuro Imperfetto, che ha riscritto lo stesso Peter David, andando ad approfondire suddetto personaggio. Il problema è che già con il personaggio di Maestro, dopo il primo volume, si vede una pochezza di idee narrative veramente spaventose.
sconcertante. Ma non mi sento neanche di dare la colpa a Peter David, perché quando la Marvel chiaramente ti commissiona una trilogia dedicata a un personaggio che tu avevi presentato 30 anni prima, in una storia che già aveva detto, non vi dico tutto, ma buona parte su quel personaggio lì, è un po' come fare tre film sull'Hobbit, ragazzi, cioè capite il problema, ok? E ora lo stanno facendo anche con Joe Fixit. Onestamente, Joe Fixit ha avuto tutto un suo arco narrativo, sempre scritto dallo stesso Peter David, quindi perché? Qual è il... Tra l'altro ripreso anche di recente da Al Ewing nella sua run sull'immortale Hulk, qual è la necessità? Perché? Cos'altro mi puoi dire sul personaggio? Onestamente, credo ben poco. Quindi non lo recupererò, ragazzi. Mi dispiace, ma non mi interessa. Black Panther si skippa. E Red Goblin, questo era recente pure, mi sembra, no? Sì, 2023. No, non mi interessa. Ovviamente, antologico dedicato a Kraven, dato che esce il film, infatti. Film in uscita. Sabertooth, questa è una roba dedicata a lui. Una cosa... Sì, esatto, anche questo è recente. Torno alle avventure di Sabretooth, dedicato al romanziere Victor Laval. Ah, ok, quindi roba dedicata a Sabretooth. Onestamente non mi interessa. X-Men... Oh, finalmente! È quello di Hickman, no? Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! A finire, finalmente, gli X-Men di Hickman. Dopo 2 anni, forse anche di più, quando è che è uscito il primo? Finalmente, dopo 2 anni di attesa, è finita la gestione Hickman sugli X-Men. Quindi... Se voi avete recuperato House of X, Power of X e avete poi recuperato X-Men Pax Krakoa, recuperatevi X-Men Volume 2, che è appunto dentro la cripta, che sono i successivi 12, sempre 12 sono, no? No, sono di meno. Sono 5. Ah, perché giusto se n'è andato a metà. E che racchiude gli ultimi volumi scritti dallo stesso Hickman, anche perché, come vi ho detto più volte, il signor Hickman aveva un'idea ben chiara con i mutanti. La Marvel ha detto: no, 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 ma a noi non ci interessa delle tue idee, noi vogliamo fare i soldi. E quindi Hickman ha detto: tanti saluti. Infatti, di tutta la gestione mutante di Hickman. Supervisionava tutte le testate mutanti, ha scritto personalmente gli X-Men, il sestante, che è il primo volume dei New Mutants, e X-O-Sword, se non ricordo male, poi il resto è scritto da altri autori. Comunque all'inizio supervisionava tutto lui, poi si è levato dai coglioni, la Marvel ha continuato con eventi su eventi su eventi su eventi su eventi, e siamo ritornati allo stesso punto in cui eravamo negli anni 90, dove c'erano 800 testate mutanti ed era impossibile barcamenarsi tra tutte le varie testate mutanti. Poi probabilmente fra 10 anni arriverà il nuovo Grant Morrison, che riprenderà per i capelli la testata ormai morente e si ricomincerà da capo. New Mutants, quindi può stare lì dov'è. Marvel Must Have, Avengers. Queste quelle scritte, disegnate, scritte da Geoff Johns, tra l'altro, in un brevissimo periodo in cui non era alla DC. Non mi interessa. Vabbè, Giorni di un futuro passato, uno dei migliori archi narrativi dei mutanti. Questo recuperatelo, ragazzi. Tanto credo che... No, era stato ristampato dopo l'edizione graphic novel, secondo volume di X-Men 92. Madonna, quanto è bello. Quanto sono belle, così giocattolosi, Dio santo. No, ti prego, non mi dire che è un antologico, ti prego, non mi dire che è un antologico, ti prego, ti prego. Allora, già vedere i libri di destino, ragazzi, mi preoccupa sta cosa. Ho l'impressione, ho proprio l'impressione che sia un bel antologico. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ragazzi, ho difficoltà veramente a parlare io degli antologici, perché per me... Non può essere una lettura godibile raccogliere storie che coprono 60 anni di storia editoriale. Cioè, se magari qualcuno ha veramente proprio
No, la malattia, però la fissazione di Destino, che è un bellissimo personaggio Destino. Magari c'ha la fissazione, voglio leggere, che poi neanche sono tutti i numeri in cui è comparso Destino, perché chiaramente in un unico volume non ci può entrare. E, se vuole leggere magari le storie più importanti dove è presente Destino, tutte quante in un unico volume, ok, sì, te le prendi, te lo prendi. Però, ripeto, anche lì è talmente frammentata la narrazione che, cioè, te lo leggi in 2 mesi probabilmente, perché chiaramente ti leggi una storia, poi c'è tutta un'altra storia che è 10 anni dopo, quindi dici no, ma non c'ho voglia di leggerla, e aspetti. Cioè, boh, non mi piacciono a me gli antologici. Avrei preferito onestamente che ristampassero, per esempio, Trionfo e Tormento, quello disegnato da Mignola, in un'edizione figa, bella, cartonata. Cioè, una cosa del genere avrei preferito, piuttosto che... Anche perché, ragazzi, soprattutto le storie classiche, queste qua, anzi, queste qua, sono contenute nei Masterworks. Se volete le storie classiche, vi prendete i Masterworks, ve li prendevate, ora forse sono un po' difficili da recuperare, e che costavano un quinto di quanto costa sto Omnibus, e via. Poi magari le altre storie ve le recuperate più avanti. Poi, parliamoci chiaro, non so che senso abbia recuperare... Magari, perché io penso per esempio a diverse storie dei Fantastici 4 in cui l'operato di Destino, cioè l'operato intendo la minaccia di Destino nei confronti dei Fantastici 4 e del mondo, si sviluppa nel corso di più volumi. E quindi qua in quel caso, qua cosa è inserito? Soltanto tipo l'ultima parte di quell'arco narrativo lì, gli ultimi 2 o 3 numeri, per fare vedere cosa succede? Non lo capisco veramente. Cioè, vedete anche qua quanti numeri ci sono singoli? Non lo so. Non lo so. Per me non è. Non ha senso. Gli antologici veramente non hanno senso. Poi, sicuramente ci sarà qualcuno che li compra, ragazzi, altrimenti non li stampano. Quindi. Però. Per me non è un buon acquisto. Cioè, a sto punto compratevi, che cazzo vi posso dire, gli omnibus dei Fantastici 4 di Byrne, o Fantastici 4 di Hickman, o i Fantastici 4 di Simonson, e via, vi leggete tutta una run di quell'autore, dove c'è, perché Destino c'è sempre, e via. Oppure, mi pare che Trionfo e Tormento, no, Trionfo e Tormento non so se era stato ristampato, comunque, cercate di recuperarvi Trionfo e Tormento come storia unica. Così non. Boh, non. È un. Esatto, è un misto fritto. Cioè. Boh, Cram, ma non te lo godi. Non te lo godi. Cosa ti godi così? Cioè, è l'equivalente di aprire la pagina Wikipedia di Dottor Doom e leggersi le varie apparizioni. Non stai leggendo un fumetto. È un databook su Destino. Vabbè. Storie anni 70 di horror, immagino. Infatti. Vabbè, lo sapete, già l'avevamo parlato tempo fa. Negli anni 70 la Marvel si era data all'horror. Aveva prodotto, tanto Blade stesso, che è un personaggio Marvel, nacque in quel periodo. Probabilmente sarà inserito. Sì, infatti. E quindi, boh, alcune sono carine, però onestamente anche qui, come vedete, c'è sempre quel discorso lì. Va bene. E finiamo con il 22esimo Masterworks di Spider-Man. Andiamo alla DC. Flash per caso... No, ma io ormai ho perso le speranze. Non credo verrà stampato il ciclo di Jones su Flash in formato omnibus, perlomeno. Quindi all'acchi è andata così. Mi sarebbe veramente piaciuto, perché, cioè, immaginate che bello, i 3 volumozzi di Mark Waid seguiti da 3 omnibus di Geoff Johns su Flash, evidentemente. C'erano altre priorità. Crisi sul... Vabbè, l'evento, ragazzi, incredibile, fortunatamente ci leviamo dai coglioni. Batman vs Robin numero 3, Batman numero 77 e 78, Joker numero 4. Superman 51, bello, versione fantasy anni 70 Superman, bello. Batman Superman, i migliori del mondo, World Finest.
Flash 40. Segniamo. Sempre 3 euro. Sì. Wonder Woman 42. Ecco, questo è quello che, per collegarmi al discorso che facevano della Marvel, è l'equivalente dei Marvel integrale, ovvero i DC bestseller, sempre brossuratini, bonelliti praticamente, da 4,90 euro, edizioni molto economiche, ma che vi permettono di recuperare serie molto fighe, come appunto la Justice League di Grant Morrison, che ha rinnovato questa serie a fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, seguito poi anche da un'altra bellissima run che è quella di Mark Waid, sempre sulla Justice League ovviamente, e poi Lanterna Verde di Geoff Johns. Anche qui la run, senza nulla togliere agli autori che sono venuti prima e dopo, la run migliore sul personaggio, che però ancora Panini ha deciso di mantenere in questo formato. Chissà, magari un giorno. Questo non me l'aspettavo, strana scelta. Strana scelta stampare Sergeant Rock. Allora, Sergeant Rock è una serie Vertigo dei primi anni 2000, non mi ricordo di preciso quanto, ma è prima del 2000. Era per i primissimi, oh, mi ricordo se 2002 o 2003. Comunque, è scritta da Azzarello. Azzarello era, sì. Scritta da Azzarello e disegnata dal grandissimo Joe Kubert. In realtà non era propriamente una serie originale di Azzarello, perché riprende un personaggio degli anni 50 dello stesso Joe Kubert, che era appunto il sergente. Oddio, come si chiamava di nome? Frank? Può essere? Frank Rock? È un, in questa storia degli anni 2000, quindi rivediamo ripresi questi personaggi. Disegnati appunto dal disegnatore originale, che è lo stesso Joe Kubert, è una storia di guerra che va a affrontare il tema chiaramente della moralità durante una guerra e delle scelte morali che si vanno a fare durante una guerra. Ricordo, perché per me sono passati veramente tanti anni dalla prima e unica volta in cui l'ho letta, ricordo che Joe Kubert era veramente in uno stato di grazia. Sia perché era incredibilmente felice di andare a riprendere un suo personaggio storico, ma anche per poter continuare a raccontare chiaramente quelle storie lì. Quindi ci sono delle tavole veramente molto, molto belle. Poi Joe Kubert è un maestro del fumetto, tutto, quindi non è difficile immaginarlo. Però mi ricordo anche che dal punto di vista narrativo era una storia che lasciava abbastanza indifferenti, cioè Azzarello, quelle tematiche lì che vi dicevo prima non le va mai realmente ad esplorare, anche perché è un volume unico, quindi diciamo non ha neanche tanto spazio per poterlo fare. Però non le esplora mai in maniera profonda, non dà neanche una lettura originale a te il tema della guerra, e quindi mi aveva lasciato abbastanza indifferente come lettura. Però, se magari volete dargli uno sguardo, ragazzi, anche perché, ripeto, dal punto di vista grafico è veramente molto bello, potete farlo. Io vi do chiaramente la mia opinione a riguardo. Batton due facce faccia a faccia, anche questa è una storia dei primi anni 2000, mi pare. Sì. È una storia che nasce, ragazzi, dopo Crisi Infinita. Piccolo preambolo. Dopo Crisi Infinita, altro evento. Quasi tutti gli eroi della DC, tra cui lo stesso Batman, scomparvero per un anno, temporalmente per un anno. Una volta che tornarono, molte storie andarono a esplorare il loro mondo narrativo dopo un anno dalla loro assenza. Nel caso di Batman, questa fu la storia che andò a esplorare ciò che vi ho appena detto. Se siete fan di Batman, ragazzi, prendetelo, altrimenti non è una delle storie migliori del personaggio. Questa non la conosco, che è GCPD, Gotham City Police Department, il muro di gomma. Sì. Non conosco, 2022 anche, abbastanza recente, no, non conosco questo. Robin, anche questo è del 2022, si skippa. Batman Detective Comics volume 3, beh, questa è la raccolta. Cioè, Flash no? Flash non me lo fanno uscire e mi fanno uscire Hawkman. Seriamente? Cioè, siamo arrivati a. Ho capito.
altro lavoro di Geoff Johns che scrisse nel suo momento di massima produzione, quindi i primi anni 2000, mi sembra del 2002, no. Mi ricordo questo, forse 2002-2003, non mi ricordo anche questo, era comunque i primi anni 2000. E dove Geoff Johns fa quello che riesce a fare meglio, ovvero prendere personaggi secondari, dimenticati dell'universo DC e dargli nuova vita, facendolo anche molto bene, ad esempio con la Justice Society of America, per dire. Questo lavoro appunto lo fa con Hawkman. Onestamente a me non me ne frega niente. 2002, assurda memoria, 2002. Onestamente a me, ragazzi, con il massimo rispetto, Hawkman non è mai stato un personaggio che mi ha preso più di tanto, nonostante abbia letto di lui in tante altre storie, quindi mi sa che può rimanere lì. Danger Street, cos'è questo? Perché non ne sapevo nulla? Questo vi giuro, ragazzi, completamente nuova per me questa notizia, non pensavo avesse scritto un'altra roba per un'altra miniserie per la DC Tom King. Unisce la Justice League e l'aspirazione, ignoriamo cosa succede quando questo desiderio porta a conseguenze disastrose. Tre eroi vogliono dimostrare il loro valore evocando Darkseid e sconfiggendoli in battaglia, ma non hanno calcolato che mettersi contro uno dei nuovi dei non porta mai bene, e ora la crisi rischia di distruggere il mondo. Oh, bella questa! Judgment Day, bello, bello questo. Bello soprattutto per quelli interessati al personaggio di Lanterna Verde. Allora, questo evento, crossover, segue Final Nights o Final Night, non mi ricordo ora il nome. Final Night forse era il singolare, è il nome dell'evento. Che è contenuta in com'è che si chiama il volume? Ombre e Crepuscolo. No, com'è che si chiama? Alba e Crepuscolo di Lanterna Verde, questa storia che vi sto dicendo, no? Questa qua che vedete ora a schermo. E praticamente va a seguire in maniera chiaramente parallela alla maxi trama dell'evento stesso, va a seguire ciò che succede al Jordan dopo i fatti di Alba e Crepuscolo, ovvero dopo che lui impazzisce, diventa Parallax e rischia di distruggere l'universo. Poi si va a buttare dentro al sole per tenerlo in vita il sole e in teoria è morto al Jordan. Però non è propriamente morto. Ok? Anche perché c'è un volume che si chiama Lanterna Verde Rinascita, quindi diciamo che quello vi spoilera un po' le cose. Però diciamo che il primo seme che porterà poi alla rinascita di Hal Jordan è stato inserito in Final Night, che è l'evento da cui questo prende alcuni elementi e che li porta avanti, e poi appunto quando uscirà la Lanterna Verde Rinascita, ok? Quindi è questo, è un evento appunto che allora, questo evento in particolare, a differenza di ciò che vi ho parlato prima, è un evento, un crossover che si dedica più all'aspetto esoterico dell'universo DC, infatti vedete lo spettro, Zatanna e compagnia bella. E ci sono angeli, demoni, insomma, va ad affrontare quell'aspetto lì dell'universo DC. Però, per chi ha letto Lanterna Verde Rinascita, capite bene che la figura dello spettro ha dei legami con quella di Hal Jordan, e quindi, insomma, se avete letto Alba e Crepuscolo, se vi piace Hal Jordan, se volete sapere di più anche della sua storia editoriale, magari recuperate questo, però arriva dopo, ecco, cioè quell'altro. È bello, è un evento. Quindi gli eventi non possono essere belli. È godibile. È godibile. Proposito, Lanterna Verde, le ultime volontà e il testamento di Hal Jordan. Questo è contenuto alla fine di Alba e Crepuscolo. Quindi se avete già Alba e Crepuscolo, avete anche questa qua, questa roba qua. Questa.
Oh, Dio santo. Daydreaming, le terre del sogno, cofanetto completo. Allora, ok, vi ricordate il video che trovate su YouTube, punto esclamativo social, dove parlavo dei cofanetti, di Sandman? Ecco, c'è il cofanetto di Sandman presente, quello che costa 150 euro, che conteneva storie spin-off di Sandman, non scritte da Neil Gaiman, tranne quella dedicata a morte. E che andavano a esplorare le storie, comunque andavano a esplorare personaggi che avevamo visto lungo il corso della serie. Bene, a fine anni 90, nel 96, 98 non mi ricordo, la DC decise di produrre una serie, fumetti chiaramente, ambientata interamente nelle terre del sogno. Da qui nasce Daydreaming. Daydreaming, quindi, sono una serie di 10 volumi, 10-11 volumi, se non ricordo male, che contiene storie dedicate a tutti i personaggi che fanno parte delle terre dei sogni, del sogno. Il problema però qual è? Che io ho paura a scendere. Perché ho paura a scendere? Perché Daydreaming segue cronologicamente la fine di Sandman. Quindi ho paura di farvi vedere degli spoiler di Sandman. Quindi non lo so. E tra l'altro vi posso anche dire che alcune cose di lore presenti all'interno di Daydreaming, che vi ricordo non è scritto da Neil, non sono storie scritte da Neil Gaiman, alcune robe di lore, cioè aggiunte qua in Daydreaming, sono state cancellate da Neil Gaiman con il volume Endless Nights, Notti Eterne, che appunto, essendo scritto dall'autore originale, diventa quello che fa riferimento a livello di lore. Quindi mi sembra che c'è una mo non vi dico di chi, però se non ricordo male c'è un personaggio che muore nella serie Daydreaming, e poi quando Neil Gaiman scrive Notti Eterne, in realtà quel personaggio non è più morto. Cioè, viene cancellata la morte di quel personaggio. Quindi, questo, cioè, leggetelo magari se vi siete veramente innamorati di quel mondo lì. Consci del fatto, ragazzi, che sono storie interamente ambientate all'interno della Terra dei Sogni, quindi non si vanno a toccare personaggi esterni adesso. Però, cosa molto molto importante, ragazzi, segue la fine di Sandman, ok? Quindi io ora non leggerò, cercherò di non leggere. Ho ovviamente paura a scendere, perché secondo me la Panini fa lo spoiler. Me lo sento. Voglio solo vedere il prezzo, velocissimo. 170, ok, benissimo. E sono 5, 6, 7, 8, 9, 10 volumi. Quindi praticamente stesso numero di volumi che c'è nel cofanetto da 150 euro, però che costa 20 euro in più. Chiaro, tutto normale. E comunque, ragazzi, saranno. Io spero che questi cofanetti non li ristampino in formato cartonato, perché mi girerebbero i coglioni a quel punto. Cioè, tanto vale farlo subito. Però non credo, perché non mi sembra che ci siano questi qua raccolti in versioni di lusso in America. Però potrei sbagliarmi. Va bene, andiamo avanti. I Titans di Wolfman e Perez, continuo col numero 9. Starman volume 4. Oh, mia moglie. DC Absolute Promethea volume 2. Chissà se uscirà. Quando è previsto questo? Dicembre. Come dicembre? Ah no, dicembre, giusto, ci sta dicembre. Sì, ci sta, ci sta. Poi, dopo Promethea, cosa c'è? DMZ volume 10. Gen Written volume 2, dopo un sacco di tempo, cioè sono passati più di un mese, è passato dal primo, mi pare, o no? Ah, va, è finito? Oh, ok.
Però devi mettere un sottofondo musicale. Avete visto? Olori in 23.